ordini della terra. Sciopero del 12, tra l'altro, dichiarato in ritardo, e questo ce lo rifacciano ancora continuamente in azienda, perché tutte le volte che facciamo le assemblee, qua c'è la vita, no? È inutile girarci intorno alla verità. Ed è servito a segnare la fine dello slancio autunnale, perché poi c'è stato un vuoto, uno spazio di vuoto di mesi, no? Che noi non abbiamo riempito, ma il governo ha pensato bene di utilizzare e metterci lui qualcosa di. L'ha sfruttato molto bene per portare avanti fondamentalmente lo statuto, riempiendo i contenuti e la fiducia incassata dal Parlamento. Intanto i lavoratori che rappresentiamo, no? Voglio dire, secondo me abbiamo lasciato credere che la CGIL e la FIO non avessero idee su come reagire, perché questa è la realtà, che poi sempre ce ne faccio l'assemblea. Io non so se voi ci sia una situazione diversa, ma tutte le volte che ci riuniamo, noi colleghi, noi lavoratori, questo poi è. Nei territori, intanto, in questo periodo di spazio vuoto di iniziative, è vero, si organizzavano vari seminari informativi, tanti, cioè c'è andato un sacco di informazioni, ma non si organizzavano iniziative di resistenza, e anche questo si rifacciano sempre i lavoratori. Ma chiaramente sul mobilismo dell'organizzazione, le risposte delle volte hanno avuto anche del sollevare, perché cioè, si attendevano l'uscita dei decreti per sapere come. Non l'azione preventiva, che è quella forse che vale di più, ma l'azione poi dopo successiva, cosa di. Arriviamo all'ultima assemblea di CER, con un documento di Senato ai punti e negli impegni, con manifestazione di categoria il 28 di marzo, sopra di 4 ore con l'assemblea. Cioè, secondo me è stato, se uno va a leggere i documenti, non le intenzioni, che cosa si dice nella realtà, però è questo.
nei documenti lì ci sono gli impegni, e gli impegni ci sono, se uno li va a leggere si vede che sono stati ridimensionati. I lavoratori riconoscono che l'attività a volte dei delegati di certe voglio dire in certe situazioni è riuscita a mobilitare e portare, però la critica verso l'organizzazione non c'è. L'altra cosa che volevo condividere con voi, visto che sono delegato in protezione di aziende, è quello che principalmente ci, voglio dire, mi fanno sentire i miei colleghi come penso. Ed è la questione delle condizioni di lavoro e delle pensioni, perché comunque ancora ad oggi, visto che la riforma comunque c'è, abbiamo provato, tra virgolette, no? C'è anche lì un rinfaccio continuo che ci fanno i colleghi su loro. Abbiamo provato le volte a contrastarlo, però in realtà la riforma c'è. I miei colleghi di lavoro non riescono a vedere se 64 o 65 anni sul posto di lavoro, in prospettiva nel futuro. Perché nonostante in San Paolo Miera sia iniziata una forte campagna per migliorare le condizioni di lavoro, grazie anche alle iniziative nazionali, alla formazione degli RLS, ai contatti con l'ASL, con l'INAIL e all'utilizzo delle risorse del patronato, c'è stato un grosso miglioramento, perché comunque noi che avevamo dei grossi problemi siamo riusciti alla fine ad eliminare le postazioni più pericolose grazie a quella campagna, senza perdere posti di lavoro, grazie all'automazione e all'usurazione meccanica, senza l'utilizzo di strumenti quali l'appalto. Cioè, abbiamo contrastato, abbiamo messo in campo un'azione intransigente, soprattutto i lavoratori, perché hanno detto qualcosa che se non si può fare, non si fa. Infatti io oggi vorrei portare anche la mia solidarietà ai lavoratori di Melfi, perché loro si sono espressi con un voto contrario a quell'accordo, e non è che si è detto no, non è che lo puoi mediare o cercare di aggiustarsi, no, perché loro sono lì e sanno se si può realizzare oppure no quello che chiede l'azienda. E questo, nonostante lo sforzo che c'è stato in azienda, nonostante il sostegno anche di altri RLS, di altre aziende che ci hanno sostenuto, grazie anche poi, tengo a sottolineare, alla disponibilità di Francesco Tuccino, che siamo riusciti a far entrare in azienda come consulente di parte nostra. Ed è lì che poi è iniziato poi un forte processo di ridimensionamento di quelle costruzioni più gravose. Tutto questo, nonostante c'è stato questo miglioramento, i lavoratori ancora si rendono conto che ad una certa età salire su un impianto di lavorazione non ce la fa, è impossibile. Sapranno benissimo che l'azienda arriverà a un certo punto di scarcerata, perché non saranno più idonee, e questa è la realtà che ci aspetta. Perciò è quello che bisogna riprendere in mano, quello che loro ci rifacciano continuamente è che vorrebbero ci fossero messi come slogan, come punti da cui partire in realtà, poche cose, prima di tutto la condizione di lavoro, il salario, la questione che comunque a certe condizioni non si lavora gratis, non si lavora mezz'ora come hanno richiesto in fin cantieri, e per questo noi abbiamo presentato anche un ordine del giorno su che boccia l'accordo di CGL e CGL sul lavoro gratis, perché i lavoratori lo capiscono, cioè non si lavora gratis, non è che ci voglia, non si lavora, non capisco che cosa, come si possa arrivare a chiedere una cosa del genere, ma neanche mezz'ora. E poi, riuscire veramente, e su questo quello che ha detto Bruno prima, parte un po' d'accordo, mettere in campo poche cose chiare, ma decise, e poi si va fino in fondo, perché poi anche i lavoratori si dicono, ma cosa ci vuole ancora per dichiarare, degli scioperi, non solo per farsi le passeggiate, ma bloccare qualcosa, cioè questi ci stanno inchiodando e noi li lasciamo andare.